veramente un'emozione particolare perché intanto il suffragio è stato plebiscitario e questa cosa mi inorgoglisce, ma anche mi carica di un'enorme responsabilità. Il paese richiedeva una svolta politico-amministrativa, speriamo di essere in grado di accontentare la popolazione. Calogero Re che ritorna dove c'è stata la mamma, dove c'è stato papà. E dove ci sono stato anch'io già. E, come dire, è sempre una grande soddisfazione. L'andamento di tutta questa campagna elettorale, sin dalla composizione delle liste fino all'esito di questa competizione elettorale, mi ripaga di 20 anni di vita dedicata a questo paese. È ovvio che la ripetitività del sindaco porta sempre a un'assuefazione, anche a delle lamentele, a un desiderio di cambiamento. E io 5 anni fa ho lasciato campo libero agli schieramenti che si sono contesi la guida di Militello Rosmarino e adesso invece per una serie di motivi mi è stato richiesto ancora una volta l'impegno ed io amo questo paese, ho risposto presente. Il voto plebiscitario di cui lei diceva la responsabilizza di più, perché evidentemente i cittadini ritengono che lei deve riportare questo paese agli antichi fasti. Eh sì, l'aspirazione di un popolo è quella di far ripartire il paese e questo paese merita molta attenzione, molta dedizione, ha grandi potenzialità, c'è una classe di giovani uomini e giovani donne che vogliono continuare a vivere a Militello Rosmarino, che vogliono crescere i propri figli a Militello Rosmarino ed è da lì che noi ripartiremo con la nostra azione politico-amministrativa. Questa vittoria a chi la dedichiamo? È inevitabile, la dedica non può che andare ai miei genitori, al dottore Lorre, a mia mamma e al dottore Lipari, all'avvocato Russo.